Allora, buonasera a tutti. Questa sera io e la mia compagna di voce Fedele abbiamo con noi Angela Raffanelli, Livornese, classe 1978. Angela, ti Buongiorno, ciao. ringraziamo. Ciao Angela. Ciao, Grazie davvero di ciao. Ma essere qua grazie con a voi. noi. Grazie a voi Davvero. dell'invito, grazie a voi, grazie a voi. Grazie. Allora, Angela parte da Livorno giovanissima, una vita da pendolare, per rincorrere sia il suo sogno e la sua voglia di realizzarsi e soprattutto di realizzare se stessa. Angela è una figura molto poliedrica, è una scrittrice, una presentatrice, nonché anche mamma di Blu, che ora sicuramente sarà a scuola, la bellissima Blu. E le esperienze di Angela sono molteplici. Inizia da giovane e dopo aver finito la scuola di recitazione al Teatro Piccolo di Milano, il suo ingresso all'interno dello schermo è datato 2007 su un canale Current fondato dal Gore. Lei è praticamente l'autrice e la presentatrice di questo canale. Si occupa di arte, cultura e moda e successivamente ha condotto e ideato insieme a Marco Fubini Red, tutte le declinazioni di testo. Poi la sua popolarità è diventata maggiore, si fa riconoscere perché nel 2009 diventa inviata delle Iene, il famoso programma che tuttora c'è. Angela, senti, allora, una domanda. Allora, il tuo ruolo di donna all'interno di questo mondo dello spettacolo, che difficoltà hai incontrato all'inizio? Com'è stato? All'inizio, All'inizio. devo dire la verità, che mi ha aiutato tantissimo l'aver fatto il teatro, che c'è stata molta differenza fra il teatro e la televisione. Come discriminazione, perché purtroppo di questo si parla perché c'è sempre molta differenza fra uomo e donna, è stata più forte e, fra virgolette, anche un pochino più violenta paradossalmente all'interno del teatro. Ed è stato anche uno dei motivi per cui poi ho anche abbandonato, perché non mi ritrovavo più in quello che mi veniva richiesto di essere. Cioè, paradossalmente, in teatro dove uno ha una grande libertà perché può interpretare più persone, no? I personaggi. E sentivo che a me invece mi è chiesto di essere ben identificabile e di essere catalogata comunque in un certo ruolo. E quindi soprattutto in teatro, e mi fa strano anche dirlo adesso perché non se ne parla mai, però ho subito un po' quelle che sono, no? Abbiamo parlato tanto di Me Too, le avance, no? Anche rispetto a persone che avevano un ruolo decisivo, ecco, nei confronti della mia carriera. E infatti non a caso, poi quando sono arrivata in TV, uno dei primi servizi che ho fatto alle Iene è stato su un appunto datore di lavoro che chiedeva Ecco. sesso in cambio del lavoro, e quando feci la chiusa di quel servizio, che è stato uno dei primi, io mi ricordo di aver dato un buffetto in faccia al datore di lavoro possibile, dandogli del porcone, e di essere stata redarguita in maniera decisa anche dal mio capo delle Iene, perché mi disse: guarda, ti ha salvato il fatto che lui sia stato preso contropiede, ti ha salvato il fatto che comunque per assurdo c'è stata una forma di gentilezza, ma non lo fare più perché hai messo le mani addosso a una persona tu per prima, no? E quindi insomma, puoi diventare
oggetto tu di, no, di denuncia. Però a me venne proprio spontaneo, no? Questa cosa, questo senso di rivalsa, di finalmente ti posso dire, capito, t'ho beccato, porcone. Quasi, ecco. Ti ho davanti, sì. E ne approfitto. Sì, e questo non... insomma, e quindi questo è, ma anche come, sai, noi donne in realtà siamo in una situazione veramente, cioè no, in realtà siamo in una situazione scomoda, perché comunque bisogna sempre dimostrare qualcosa di più rispetto agli altri, e non necessariamente perché una è bella, no, è attraente o attrattiva, e proprio quanto donna abbiamo questo retaggio culturale, e io dico culturale perché adesso che sono mamma e ho la possibilità di essere a contatto con i bambini piccoli, mi rendo conto che loro di fatto questa cosa non ce l'hanno, quindi evidentemente i maschi, e di rimando anche le femmine, da qualche parte no, la ricevono, arriva dopo, qualcuno culturalmente gliela trasmette. E quindi ho sempre fatto molta fatica, anche perché poi io dico sempre, il mio fatto di essere livornese mi ha fatto essere anche una donna anomala, e quindi questo mi ha a volte creato anche un doppio problema, perché le persone si approcciavano a me come si approccia una donna, e io ho sempre reagito in maniera forte, no? Usando anche, no, il, se vuoi, un po' la faccia tosta che è livornese, anche nell'eloquio, a volte un po' così colorito, e che ho usato sempre, spesso, e mi capita anche tuttora, di usare un po' come autodifesa, nel senso, se tu fai quello grosso, io faccio quella ancora più grossa, no? Infatti faccio vedere che non mi sconvolge niente, che se proprio mi devi mettere le mani addosso, almeno abbi il coraggio di farlo apertamente, ecco, nel senso, senza farmi prendere, a paura che mi prendi alla sprovvista, insomma. E poi in realtà, poi in televisione, e quindi, no, devo dire che ho anche sempre cercato di puntare il meno possibile a... Di non valorizzare il fatto che fossi femmina, anche se questo, cioè, mi veniva richiesto di tirar fuori, ecco, le altre qualità in quanto essere umano, no? Che può essere il talento per la commedia, il talento di comunicare, cioè proprio spogliandolo dell'identità di genere. E questa cosa è avvenuta proprio in maniera pratica, quando a un certo punto ho deciso di non rispettare nemmeno più quei canoni estetici che mi venivano richiesti in teatro, per cui se sei un'attrice devi avere capelli lunghi, poi si parla degli anni 90, anni 90-2000, per cui c'era l'estetica, la bellezza di Laura Chiatti, di Martina Stella, erano quegli anni là, no? Facendo teatro e recitazione, quindi andavo a provini, veniva richiesto un po' sempre, no, la bambolina, la ragazza comunque bella, no, avvenente, e comunque non avendo, cioè io non sentendomi appartenere a quell'idea lì, e se vendola proprio come violenza, visto molto anche mascolina, io a un certo punto proprio ho deciso di tagliarmi, ho visto tagliato a capelli corti, e questa cosa è stata in maniera di vestirmi come mi sentivo io, tanto che mi ricordo che quando uscii per andare a fare i provini per Current, poi per la TV, senza sapere che cosa sarei andata a fare, ma a un certo punto ho deciso di fare tutti i provini che mi capitavano, senza domandarmi più che ruolo, dove, come, di fare sprombattuto, perché comunque era la ricerca, no, della mia strada, e non più dell'idea che io avevo della mia strada. Io mi ricordo che ai tempi il mio compagno, che si trovava casualmente a casa mia, mi disse: ma vai a un provino con le scarpe da ginnastica e jeans larghi. Io mi ricordo addirittura che mi ero messa le scarpe da ginnastica di mia sorella, che erano un numero più grande delle mie, cioè quando non mi ero messa push up, non mi ero truccata, cioè proprio quando non ne puoi più e dici basta, non voglio essere stessa, cioè non la femmina che fa, voglio essere io, poi vado bene, bene, se non vado bene, vado bene.
E in questo gli americani sono stati forti. Io lo dico sempre, se non avessi incontrato gli americani non avrei mai iniziato a fare televisione, perché poi i primi anni anche che facevo televisione che mi chiedevano cosa fai, TV, ma come fai TV, sei piccola e nera, perché no, ero... No, i capelli, io mi sentivo sempre tanto Calimero, che avevo i capelli corti. Perché ti facevano sentire. Sì, avevo questi capelli corti che addirittura ero arrivata, me li tagliavo da sola, perché proprio non ne potevo più. Sì, ma perché proprio dicevo basta, ma chi se ne... Cioè proprio... Chi se ne frega, ma sì. Capito, no, basta. Basta. E poi, e poi in televisione ho giocato in realtà un altro campionato, ho giocato quello che all'inizio, sai, invece di solito le ragazze quando vogliono andare in TV, le piace, alle ragazze piace, le donne piace vestirsi, c'è l'idea, no? Del trucco, del parrucco. Invece io proprio volontariamente e istintivamente mi sono messa a giocare proprio un'altra TV, cioè le TV, quella immersiva. Io la TV che veniva dal teatro, dove no, hai voglia di veramente calarti nei panni degli altri, non di apparire. Cioè proprio avevo questa repulsione però sana, cioè di me, di dover essere giusta, ma avevo voglia di conoscere quegli altri. Quindi buttandomi in mezzo alla mischia, struccata, sempre vestita uguale, con una divisa, senza mi ha permesso di infiltrarmi in un mondo che in realtà è difficile e che purtroppo a me, insomma, mi dispiace dirlo, però poi andando là con gli anni, crescendo, soffri ancora, soffri anche la TV un po' di discriminazione, cioè quando si è donne ci si aspetta sempre, no, che tu debba rispecchiare dei canoni estetici, e anche perché quasi sempre sono uomini quelli che decidono, e poi un vinego, insomma, che, insomma, nelle relazioni anche con i registi, e, no, molte volte, vabbè, tu sei femmina, vabbè, cioè, cosa vuole dire? No, sì, è maschio. Allora no, mettiamo il senso, e parliamo, No, ringraziamo anche di questa tua sincerità nel raccontarti, perché insomma a volte non è neanche così facile, no? Comunque in un mondo come il tuo, insomma, dello spettacolo, della TV, a volte lo vedo anche tra virgolette un po' omertoso, dove comunque è difficile fare uscire alcune cose. Perché ad esempio, ora andando un attimo fuori dai... Mentre negli Stati Uniti il movimento del Me Too ha preso anche molto piede, con anche prese di posizione di donne, attrici, insomma donne dello spettacolo anche di gran peso proprio, in Italia forse all'inizio è partito qualcosa, ma poi forse non è che ha avuto tutta questa grande, al di là poi dell'esito rispetto anche a alcuni nomi di ragazzi, insomma di uomini venuti fuori, su cui magari ora non so neanche poi come è andata a finire, però ecco, non mi è sembrato che poi in Italia ci fosse veramente una volontà anche lì, eppure da quello che racconti, insomma, non è che poi tutto è rose e fiori, soprattutto sia per una ragazza che da, insomma, giovane comincia questo mondo, a lavorare in questo mondo, sia quindi anche proseguendo. Cioè, secondo te c'è stata in Italia c'è stata un po' più di resistenza a fare fuori certe cose? Poi il discorso, insomma, si fa ampio, però un po' è anche responsabilità nostra, cioè nel senso nostra in quanto donne, perché se nel corso dei secoli l'uomo avesse incontrato delle resistenze e non avesse incontrato donne anche a volte, no, compiacenti, magari uno se la sarebbe tolto dalla testa il fatto di, no, di usare il trucchetto, il famoso lavoro in cambio di sesso, piuttosto che... io trovo che sia veramente... per rispondere alla tua domanda, in Italia non so perché non abbia preso piede. C'è stato un momento in cui... sembrava
che insomma qualcuno avesse iniziato a parlare, poi quel qualcuno, quelle ragazze sono state messe a zittire dicendo che parla sempre la frustrazione di un'attrice non arrivata, no? E, sai, sono sempre, cioè veramente difficile e la difficoltà ve lo voglio raccontare raccontandovi un aneddoto che apparentemente non c'entra niente. Allora io praticamente a un certo punto faccio un incidente in motorino e faccio questo incidente in motorino e ho bisogno di fare fisioterapia. Vado da, cerco un fisioterapista a Milano, facevo il piccolo, e trovo un fisioterapista bravissimo, bravissimo. A un certo punto era il cambio tra l'euro, tra la lira, scusatemi, l'euro. Questo fisioterapista mi chiama in studio da lui per saldare le sedute prima che chiudesse l'anno e ci fosse il cambio all'euro. E mi chiama a fine giornata. Quando io arrivo, lui ha finito tutte le sedute, arrivo, entro in studio, lui chiude a chiave lo studio, a un certo punto si sdraia e mi dice: adesso tocca a te, tu, sono sicura che nelle sedute che abbiamo fatto hai imparato anche un sacco di cose, ho sentito che hai un'ottima energia, tocca anche a te. Allora io ho detto: beh, in che senso? Tu hai delle mani grandi, fammi sentire come mi toccheresti, così. E allora io ovviamente col mio giacchettino sono rimasta seduta sulla sedia, poi io mi sono sentita male, no? Ho sentito proprio questo uomo di 1,90 m. Io quando lui mi faceva le sedute già avevo sentito qualcosa che lui mi toccava in maniera strana, però ho pensato: ma figurati, un dottore, io vado da lui perché sto male. A un certo punto riesco ad uscire da questa stanza, dopo che lui mi aveva fatto evidentemente questa avanza andando anche oltre, riesco a uscire incolume fisicamente da questo ambulatorio, e io poi dopo un po', a un certo punto mi ammalo e mi viene tutto uno sfogo di herpes megagalattico che non andava via con antibiotici e niente, e parlando con un dottore mi dice: guarda, questo è un trauma grosso che ha avuto andando a ritroso lui, ecco, ma aveva riconosciuto in questo trauma, cioè in quell'episodio un trauma. E lui mi disse: guarda, oltre a curarti con le medicine, fai una bella cosa, chiama questo signore e parlaci, perché sennò ti rimarrà a vita, no, la paura. E io dopo 3 anni ho chiamato questo dottore, perché poi nel frattempo io avevo deciso, cioè avevo smesso all'improvviso la terapia, a chiamarmi perché dovevo finirla, io non avevo avuto il coraggio di parlarle, così. E quello è stato il mio primo servizio delle Iene fuori dalle telecamere, perché mi ricordo che mi chiamato con grande tranquillità, gli dissi: guardi, io ho provato questo e quest'altro, lei è un dottore, lei non si può permettere di fare una cosa del genere, perché una persona viene da lei, sta male, si affida a lei, quindi è totalmente, no, nelle sue mani, e lei comunque se ne approfittava. Allora questa persona mi chiese scusa, si ricordava assolutamente di me, e lui sinceramente mi disse: ma io avevo un trasporto sincero nei suoi confronti, ho sbagliato la modalità, le tempistiche, però quello che io non ho fatto il porcone, ecco, no, mi sarebbe piaciuto, ok. Vabbè. No, però veramente allora, a prescindere dal dire, però a me questo ha fatto riflettere, no? Perché noi non possiamo cambiare gli altri, però possiamo cambiare noi stessi, possiamo lavorare su noi stessi. Allora io ho detto: vedi, se in quel momento avessi avuto la capacità, gli strumenti, poi no, di affrontarlo subito, magari no, sarei riuscita a parlarci, se avessi, no, parlare con lui, ora non lo so, però ecco, io magari invece di portarmelo avanti per 2 anni avrei capito, potuto liberarti prima, cioè liberarmi uno sbaglio di fuoco subito. Brava, anche perché io in realtà ne avevo parlato prima, no? Ne avevo parlato con mio padre, il quale mi aveva detto: sì, vabbè, figurati, no, capito? No, perché poi a sua volta lui aveva il timore di essere un po' magari inadeguato, perché non c'era stato, perché era lontano. Okay.
cioè no, questo tante questo cose per... sotto che poi vengono fuori, cioè rimangono in sordina. Allora io, cioè, non mi sento di puntare il dito, perché poi se uno magari gli piacciono le donne, capito, come gli piacciono quando va fuori a bersi un bicchiere, gli piacciono quando è sul posto del lavoro, cioè non sono nemmeno convinta che fare un, come dire, terrorismo, perché poi gli amori nascono anche sul lavoro, cioè il mio compagno adesso io l'ho conosciuto sul lavoro, capito? Magari sono le modalità che possono essere. Brava! La modalità, insomma. No, se non gradisce, cioè... va bene, se non gradisce forse. Brava. Allora, però, no, non credo che... non, ecco, credo che forse in Italia non ci siano stati dei casi eclatanti di gente che magari, no, come in America, sì, quello ha vinto l'Oscar, piuttosto che, però che forse è stata un'occasione mancata per riflettere, forse sì, è stato ed è passato velocemente perché più che altro si è puntato più il dito allo scandalo e alle persone, invece è proprio una cultura, no, che va cambiata, e quella cultura lì secondo me potrebbe essere cambiata se a monte in Italia si facesse, a partire dalle scuole, perché non si può demandare alle famiglie, l'educazione sessuale sentimentale, cioè è inutile, capito, rincorrere le persone e prenderle per le orecchie quando poi alla base non fai niente. Allora, a proposito di questo, siccome te su, come diceva prima Sara, te hai fatto, hai condotto anche delle trasmissioni proprio su questi temi, sul sesso, su anche Love Line, su MTV, è stata anche una trasmissione che ha avuto molto successo. E ecco, che storie venivano fuori? Che mondo ti si apriva? Che idea ti sei fatta di chi si raccontava in queste trasmissioni? Ma lì c'è sempre tanto, allora, il sesso, la sessualità, i sentimenti, c'è sempre tanta voglia di sapere, le domande non finiscono mai, e in Italia purtroppo è ancora un grandissimo tabù, vuoi perché siamo comunque di una cultura cattolico-cristiana, vuoi perché... non lo so, si pensa sempre che l'educazione non sia uno strumento vincente, invece l'educazione e la cultura, no, sono le armi migliori per vivere bene e felici, e che sia un po' una perdita di tempo. Io credo che, e quindi le persone che io incontrai 10 anni fa sono le stesse persone che... cioè anche cambiano le persone, ma le domande sono sempre le stesse, e secondo me sarebbe, insomma, necessario. Io ogni tanto ci provo ancora a proporre programmi sulla sessualità e sui sentimenti. Trovo che adesso siamo in un'epoca dove vanno un po' riuniti, no? E dopo gli anni 60, dove si urlava il corpo è mio e ci faccio quello che voglio io, ecco, adesso il corpo e la mente vanno un po' rimessi insieme, e, no, mano nella mano e accompagnati. E ora soprattutto in cui l'identità di genere, l'identità sessuale sono così all'ordine del giorno, come quesito, sarebbe necessario nelle scuole. Io vedo mia sorella che lei ha cresciuto i figli in Olanda, i miei nipoti, che ormai hanno 20 anni, però loro già 20 anni fa, quando avevano 3-4 anni, erano all'asilo, compatibilmente ovviamente con l'età che avevano, però studiavano il corpo umano, insomma, tranquillamente, cosa che io faccio anche con mia figlia, perché come fa a essere un tabù il suo strumento? Cioè, lo trovo un paradosso in termini, ecco. Assurdo. Sì. Non, quindi io il mio augurio è, insomma, che si torni presto a spogliare il sesso e i sentimenti no, di quell'aspetto così
appunto un po' voyeuristico che negli ultimi anni c'è stato, e che si approfitti di questo un po', di questi ultimi anni di silenzio in cui non si è visto tanti programmi sul sesso, per riprenderlo in maniera normale e ridargli il giusto spazio che ha nelle nostre vite, insomma. Questo soprattutto ora, in questa pandemia che abbiamo, è vissuto, cioè ora è veramente, penso che ci sia ulteriormente un'altra evoluzione, ora l'adrenalina è l'antidoto per eccellenza, no? Dell'istinto sessuale, infatti. Quando sei in adrenalina, al panico, così, la precarietà, ecco, non aiuta. Infatti, no, si rende ancora più confusione, più stati di... Cioè, devi trovare sempre là il tuo bilancino, no? Per andare, per continuare. Ora, non c'è più certezza. No. Ecco, tornando un attimo invece alla tua professione in TV, insomma. Dopo appunto il successo che anche fra il pubblico giovane, comunque ti comincia a far conoscere molto di più, insomma, da MTV in poi... E la tua faccia comincia a essere più conosciuta anche a un pubblico un po' più ampio, lavori anche con Fabio Volo a Rai 3, sul suo programma, ecco. Quindi questo avere programmi tuoi, questo farti conoscere di più, ti ha reso le cose più difficili in seguito, oppure ti ha un po' aperto tante strade? Quali strade dici? No, nel tuo lavoro. No, nessuna, ma sono anche contenta così, nel senso, credo che ogni mondo abbia le sue dinamiche, purtroppo conosco solo quelle della TV, in quegli altri mi affaccio attraverso gli amici e tutto. In TV posso dire, ve lo dirò a parte soltanto quando morirò, nel senso che uno potrà tirare le fila, perché mi sembra tutto sempre in cambiamento. E, il passaggio da Mediaset alla Rai è stato un passaggio forte, nel senso che poi non sempre anche direttori, dirigenti conoscono quello che c'è negli altri canali, nel senso avere il tempo, il modo di conoscere tutti i talent in TV è abbastanza anche, no, una cosa difficile, rara da trovare. E porte spalancate, no, mi trovo sempre a convincere la gente che una cosa, le persone che una cosa la posso fare, ma più che la posso fare, io cerco sempre di convincere che vale la pena fare quella cosa lì. E poi magari mi fisso su una cosa e poi nel frattempo magari venga in mente a qualcuno e mi chiama per un'altra. E devo dire che in Rai ho avuto la grande fortuna di incontrare Angelo Mellone, che è vice direttore di Rai 1, il quale mi dette grandissima fiducia 3 anni fa, e non so ancora perché, ma non glielo voglio nemmeno chiedere. No, nel senso, non so perché è una persona intelligente ed è curiosa. Ma io penso che le persone intelligenti sanno capire chi, no? Sì, è veramente uno delle poche persone nel mio cammino televisivo che ho incontrato che è curioso, no? E che quindi si guarda intorno, e è una persona che ha voglia di scoprire e di condividere le cose che gli piacciono con le persone che sente lui affini. Quindi questo è veramente, insomma, è un grande privilegio. Però per dire, a volte uno, no, va a rompere le scatole a una casa di produzione piuttosto che a un canale, poi a un certo punto non sai perché ti chiama quella persona lì, cioè non lo sai, nel senso magari non gli hai mai dato noia, non hai mai stata alla porta dicendo guarda questo progetto, e lui mi chiamò per questo progetto che si chiama Che fine ha fatto Babbo Natale, una docu fiction e molto molto bella, un progetto che ho amato tantissimo, che andò in onda su Rai 1 nella vigilia di Natale,
e praticamente c'era questa docufiction, perché io facevo questa giornalista alla quale veniva affidato un servizio di Natale appunto per il 25 dicembre, un po' scettica sul Natale, e in questo suo fare un servizio a un certo punto incappa nella storia di Babbo Natale e scopre che ha origine a San Nicola, insomma tutto il percorso, insomma, che sappiamo, la storia che c'è dietro a Babbo Natale. E niente, quindi poi grazie ad Angelo Mellone, dopo questo programma, lui dopo 2 anni poi mi ha chiamato, o 3 anni, 2 anni e mezzo, mi ha chiamato a fare Linea Verde la scorsa estate. E quindi, diciamo, ecco, le porte in quel senso lì, poi ed è stato lui a chiamarmi a fare Radici, però più che le porte, lì è stata una persona col quale è nato un rapporto di fiducia lavorativo e che, che fa tanti programmi e insomma in maniera concreta ha dimostrato la stima nei miei confronti offrendomi dell'altro. Io sarò sempre enormemente grata, però ecco, diciamo che se tu vai a parlare con qualcuno e gli dici ho fatto questo, questo e quest'altro, in genere non gli frega niente, niente a nessuno. Come sempre. No, no, è vero. No, io sai, fino a quel livello non ci arriverò, cioè nel senso, però posso, no, ci credo. No, è famoso essere al posto giusto nel momento giusto. Nel momento giusto, infatti io sono convinta di questo, cioè l'est, cioè capita, no? Nella vita essere almeno una volta, sì. Almeno una sola, poi logicamente il destino è il destino, però almeno una volta essere nel posto giusto nel momento giusto, poi stai a te, ti carpe diem, no? Cogli l'attimo, sì. Poi si vedrà. E poi comunque dichiarare, io l'unica cosa che mi sento aver fatto è che io ho sempre raccontato quello che mi piaceva fare, per cui cioè ho sempre detto alle persone che ho incontrato che a me non è che sono fissata su un argomento, piuttosto che c'è proprio l'approccio che io ho. Io credo che ogni argomento abbia una sua dignità e valga la pena raccontarlo. E quindi ho sempre detto a Mario Monti questo, quest'altro. Poi sai, alla fine entra in testa della gente e poi ti chiamano. Però e l'accoppiata con Marco l'ha decisa lui? L'accoppiata con Marco è stata decisa da Angelo Mellone, da Stefano Coletta, che è il direttore di Uno, e devo dire che anche quello è fratelli. No, vabbè, di più. No, cioè, veramente, ma guarda che io, vabbè. Anime gemelle. Ma si vede, cioè, si vede trasparire, cioè, anche da lì, io l'ho vista queste strade diverse volte, però traspariva proprio il vostro legame, cioè, come se fosse amici da sempre. Cioè, la cosa bellissima, no? Perché proprio la vostra, cioè, l'emozione, sai, cioè, proprio la vera sinergia che poi sfondi e butta fuori quel che deve essere buttato, che poi fa fine al programma. Cioè, era veramente, cioè, palpabile, veramente. Infatti, guarda, è stato bello perché che poi voglio dire, siete amici comunque, siete rimasti amici, forse che, cioè, nel senso, proprio fraterni. Ma cioè già dalle prime puntate si vedeva questa affinità, che poi logicamente poi è aumentata, no? Sì, però è aumentata, si è approfondita, però poi in realtà paradossalmente a noi ci è sembrata rimanere immutata, perché è sempre stata forte anche all'inizio, infatti, senza nemmeno conoscersi. E guarda, quello è stato veramente un miracolo. Io penso un'affinità del genere proprio rara, proprio è uno dei più bei regali che abbia mai ricevuto nella mia vita. Sì, un'iniezione di fiducia anche nei confronti del prossimo. Ma devo dire che questa armonia è scattata con tutto il gruppo di lavoro di Linea Verde. Cioè, ed eravamo tantissimi, perché su 11 puntate ci sono stati 5 registi, 8 autori, cioè eravamo a rotazione, non eravamo una squadra unica. Okay. Però un'oasi felice. Cioè, sai, quando si incontra un gruppo di persone che si riconosce, ognuna ovviamente poi con i suoi difetti, le sue qualità, i suoi desideri. Cioè, c'è quello che in un modo piuttosto che... Però con un humus
con lo stesso humus. E questo devo dire che anche è stato anche merito comunque di Mellone, che crea le squadre, cioè i suoi gruppi di lavoro, quindi quando può scegliere veramente, cioè la libertà di scegliere, perché poi sai ci sono anche delle dinamiche interne, perché certo, banalmente derivano da chi ha un lavoro, magari uno che sta lavorando già una cosa non può venire, però il fatto di avere un gruppo bene, con grandissimo rispetto, di essere umani, con la voglia di lavorare, di fare servizio pubblico, dove nessuno aveva bisogno di dimostrare niente, ma aveva voglia di mettere a servizio quello che poteva fare e che cercava di fare al meglio per un disegno più grande, no? Mm-hmm. Quindi, perché venivamo tutti da mesi bestiali, quindi se metti in campo una cosa del genere, la condivisione con gli altri, magari c'è, penso che sia proprio anche questa voglia, no, di mettersi al servizio del prossimo, sfruttando le proprie sue capacità del lavoro, certo, quale si è adibito, cioè, cosa, se hai persone d'intorno che hanno la stessa tua visione, non dico che sia facile, perché assolutamente no, però insomma. No, però ci scherzi, certo, cioè nessuno di noi stava facendo un programma e stava andando, infatti, capito, facevamo servizio pubblico, che poi infatti è proprio la cosa più bella che secondo me è Rai, e che a me fa sempre, pur nelle difficoltà, mantenere la fede e la voglia di rimanere in Rai, perché proprio io credo fortemente nel valore pubblico della TV, cioè sono una grande sostenitrice di questo, e per questo secondo me la televisione non deve morire, non morirà mai, insomma, il mezzo del video. Senti, un'ultima domanda, perché il tempo stringe, ahimè, e noi staremmo ad ascoltarti ancora tanto tempo. Andiamo alle tue dirette Instagram, facciamo così almeno le... Senti, quest'ultima domanda, questo tuo ruolo di donna piena di dinamica, piena di energie, hai una bambina piccola, insomma, come tutte le donne che, insomma, lavorano, eccetera, tutte le rincorse che siamo sempre, no? Tutti gli incastri che dobbiamo fare. Quindi, intanto, cosa ti auguri per il tuo futuro, e un augurio che vorresti fare a tutte le donne che, appunto, si arrabattano fra famiglia, lavoro, figli e tutto il resto? Beh, questa è una... Allora, l'augurio è di non mollare mai, ma noi donne di solito non molliamo mai, e di imparare a chiedere aiuto, e di non rimanere deluse se quella mano che, insomma, speravamo di avere non ci viene data, ma di continuare a chiedere finché non ci viene data, e soprattutto di non sentirsi sole, perché io sono sicura che se una donna chiede una mano a una donna, l'altra donna risponde, e c'è sempre una donna dietro l'angolo disposta ad aiutare l'altra, e la nostra forza è fare rete, avere pazienza, che comunque stiamo vivendo in epoche fondamentali. Ragazzi, noi fino a 40 anni fa non andavamo nemmeno al voto, cioè noi non ce ne rendiamo conto, ma siamo nel 2011 e 21. Quando... siamo nel 2021 sono fatta 2021, quindi non 40 anni fa, 60 anni fa, 60 anni fa, io sono rimasta a 2011 alle torri gemelle. È stato un bello spartiacque quello, Madonna mia. Prima del Covid, quello è stato e poi il Covid, anche questo, okay. Guarda, abbiamo vissuto veramente dei momenti storici non indifferenti. Ecco, e quindi no, il mio augurio più grande è quello di non sentirsi mai sole. La chiave per non sentirsi soli è veramente chiedere aiuto, dialogare e parlare. Perché molte volte uno, no, dice, Madonna, tutte a me, ma perché proprio io, vedi, io, eh?
invece andare oltre, e non è vero, è tutta una lotta. Brava. È tutta una lotta. Non c'è non esiste nessuno che è felice perché non c'ha problemi. Io lo insegno sempre a mia figliola. La felicità sta in come uno affronta i problemi, perché se uno pensa di aspettare di essere felice quando va tutto bene, sei fregato, non perché sei. Non andrà mai tutto bene, mai. Mai. Ma non perché uno è vero, non vero. Perché uno dice sottoscrivo al 100%. E quindi non avere aspettative, ma avere dei grandi desideri. Quindi studiare e lavorare e vivere per realizzare quei desideri, però sapendo che magari poi, no, per le famose cose che cambiano all'improvviso, che magari quei desideri possono diventare altri, ma anche più grandi, ma anche più belli. Certo. Però non per questo, capito? Quindi avere la forza di rilanciare sempre, perché ci è dato sapere, no? Brava. La vita è sola. Va vissuta. Quindi vale la pena, vero? Viverla piano, non Brava. Lasciarti niente dietro, diciamo. Non aspettare. Me, Silvia lo sa che con me si sfonda un portone. Sì, di non aspettare poi di essere perfette, perché a parte che la perfezione i bocchi. Viene a noia. Brava. Poi non è di questo mondo e poi veramente non ha senso, cioè. È brutto. No, ma non ha senso, non ha senso. È una rincorsa che porta contro soltanto niente. Alla frustrazione. No. Infatti. E quindi fermarsi mai. Beh, io, vabbè, quello dico, ma a me ha aiutato tantissimo. Io da quando ho 17 anni pratico la mia Ringhi Kyo. Ok. E quindi a me la meditazione ha aiutato anche veramente tanto, no? Il famoso pulire il proprio diamante. Cioè, ognuno di noi è un diamante, che poi con il tempo, con le vittorie, le sconfitte, le gioie, le paure, con tutte le emozioni, no? Questo diamante si opacizza, prende delle dalla parte si sporca un po' di più, dalla parte si scopre. E quindi, no, pulire sempre il diamante che ognuno di noi è e manifestare il proprio io. Non è, e essere sicuri che anche i lati negativi possono essere, se illuminati, fonti di grandi soddisfazioni. A me mi dicevano sempre che quando ero piccina ero talmente sboccata che non avrei mai trovato marito. Invece è vero, e io riflettendo proprio su quello ho fatto red tutte le declinazioni sul sesso per carre, no? Brava, certo. Perché a me quando mi dissero state a casa, non avete più bisogno di voi, che cosa vorreste, se volete proporre il famoso programma, no? Se vuoi proporre un programma, diccelo. Io mi sono fermato, ho detto ok, cos'è che a me mi riesce bene? Ok, io sono sboccata e ho la faccia come in fondo schiena. Ok, allora facciamo un programma sul sesso. Io ho cominciato a proporlo, mi hanno detto bravo Raffanelli, sì, figurati quella faccia che ti ritrovi. Sicuramente. anche di più. Capito? Quindi, oppure come quando, dopo che è morto il babbo di mia figlia, io ho deciso di prendere un'agenzia che per tornare anche a recitare, no? E magari in televisione, al cinema, ho detto vabbè, già che ci sono, qui devo battere il cast, devo iniziare a lavorare, sono da sola. Allora andai in un'agenzia e questa agenzia mi disse, ma te scusami, ma l'italiano lo parli o parli solo toscano? Allora, premesso che in televisione, no, a parte premesso che in televisione non parla italiano nessuno. No, e parlo tutti in romano, napoletano, cioè ognuno c'è l'inflessione sua. Allora io sono uscita e ho detto ok, guardiamo l'altro rovescio della medaglia, c'è un'agenzia dove ci sono solo toscani? E io ho cercato e c'era mio amico Leonardo Fiaschi, comico livornese. Lo conosco, sì, Leonardo, imitatore e comico meraviglioso. Certo. Li feci, Leonardo, ma te che agenzia sei? Io sono con i Capecchi, quelli che hanno scoperto Pieraccioni, Carlo Conti, siamo tutti toscani. Bene, mi presenti. E io ora sono anni che sono con loro e sono felice, vedi? Quindi sono persone meravigliose, una famiglia stupenda, un'agenzia
top. Ti senti a casa, dai. Sì, no, ma proprio c'è stata una, al di là del dialetto, sono di Pistoia, c'è stata un'affinità di intenti, capito? Certo. Quindi... almeno vi capite subito. Sì, ma no, ma questo per dire di non darsi mai per vinta, no? Che potevo uscire da quel colloquio con la coda fra le gambe e dire, oh mamma mia, devo andare a fare un corso di edizione, invece sicura del fatto che non avevo bisogno di fare il corso di edizione, perché poi avendo fatto il piccolo teatro di Milano, corso di edizione, cioè l'edizione è l'ultima cosa che ti dicono che devi imparare con tutte le cose che c'è da fare in teatro. E allora, quindi, sempre avere, darsi il tempo di guardare il rovescio della medaglia. Tanto. Ci vuole tempo, però si può fare. Comunque l'inclinazione livornese non è che ce l'hai tantissima. No. Mio compagno, vai, che alcune volte parla. Vabbè, ho capito. Pochino, no, vabbè, dai. Sì, ce l'ho. Però, vabbè, ci vuole, nel senso... ci vuole, senti, anche lì è una scorsa. Allora, innanzitutto mi appartiene e quindi hanno detto a teatro, al piccolo, mi dissero toglitela nel quotidiano, io gli dissi vabbè, ma te mica ti venga a dire togliti l'occhi, scusami, cioè no, voglio... no, vabbè, adesso no, è mia, me poi... la tengo. Ma io, fa parte di me, nel senso, io sono andata via da Livorno, avevo 20 anni, fino a 20 anni ho parlato livornese, e ora perché uno va a vivere fuori deve averci appunto su, cioè, una cosa faccio? Vabbè, è chiaro che uno si mescola, c'è un po' alcune volte il milanese, mi viene alcune volte, però... Vabbè. Non, e poi è facile, quando tu parli toscano, alle persone rimane subito mi sa che bisogna chiudere. Vero. Bisogna... ciao! No, aspetta, impossibile ridurre il suono a Zoom durante la registrazione. No, ma io non voglio mai fare niente. Vabbè. Bisogna chiudere perché non so se dopo c'è qualcun altro che deve occupare la stanza. Angela, noi ti ringraziamo. È stato un piacere unico davvero, prima di tutto conoscerti. Seconda cosa, averti qua con noi. E di aver partecipato a questa nostra piccola intervista. E quando viene a Livorno si vede, sei veramente sincera, bella, sei bella. Io la cosa più bella veramente anche. No, io non ti conoscevo personalmente, abbiamo tante amicizie in comune perché logicamente, però sei veramente esagerata, allora te lo posso dire. Allora, ma io vado molto a sensazioni, a me mi prendono per male, io sono quella, esprimi gioia, cioè di vivere, cioè veramente, sei una delle classiche persone positive, veramente. Aspetta, guarda, credimi. Io sparerei da sola. No. Ah? Per cosa? No, per dire, sono molto felice, noi ci stai a vedere a Livorno. Certo, quando vieni, ci si vede. Certo. Io l'ho comprata a casa a Livorno, Dove? Davvero? Io ho rilanciato dopo il Covid, dopo il primo lockdown, che ovviamente la crisi, avevano messo i mutui a tasso praticamente zero. Giusto. Allora, con mio compagno che è un romano anomalo perché è innamorato di Livorno. Ah, vabbè. Insomma, faccio breve, abbiamo trovato un buchino, nel senso che vacanze, cioè nel senso, in borgo con l'ascensore. Ma dove? In borgo con l'ascensore e posto macchina. No! Ora te la fanno anche Isola Pedonale, capace. Non lo so. Comunque, no, questo per dire che il legame con Livorno è grande, forte, e a parte adesso è un buco di macerie, vabbè, perché l'abbiamo presa ed è un anno che ferma lì, c'è da sistemarla, però nel senso le radici sono forti a Livorno, che abbiamo intenzione, Covid permettendo, insomma, di tornare. Vediamo. Allora quando vieni noi ci aspettiamo. Va bene, vi avverto. Grazie di tutto. Poi ti mando il link della tanto certo. Grazie. Ciao. Buona giornata. Ciao.